In questo video ti voglio dimostrare come in molti casi il Trussrod di bassi o chitarre non funziona alla perfezione. E potresti pensare che si debba sostituire, mentre invece con un piccolo intervento non invasivo si può risolvere il problema. Ora ti faccio vedere lo stato della tastiera. Vedi che la riga non tocca. Ecco, ed il Trussrod è tirato al massimo. Vedi, faccio forza, non riesco a girare. Ti faccio vedere di nuovo. Vedi che non gira, si rischia di danneggiare o il natto, spezzare la testa del Trussrod. E adesso che ho terminato l'intervento non invasivo, ti mostro lo stato del manico. E se ti ricordi prima la riga non toccava sui tasti, adesso vedi che tocca su tutti i tasti. Quindi non c'è stato bisogno della sostituzione del Trussrod. Adesso provo anche a tirare al massimo il nut per vedere se la riga bascola. Provo a tirare un altro poco. Vedi che c'è anche molto margine e il basso è